siamo sempre in Toscana, stiamo proseguendo nel nostro itinerario a cavallo. Prima però abbiamo un appuntamento con una simpatica protagonista. Ciao a tutti, vi siete mai chiesti che cosa significa Xantia? Xantia in greco significa bionda, infatti nell'antica Grecia era sinonimo di bellezza, tutta la bellezza che racchiude in sé questa splendida automobile. Adesso con lei scopriremo insieme tutti i segreti di questi luoghi. Venite con me. È anni che vi accompagno nei più bei luoghi naturali del mondo. Questa volta però voglio scoprire le bellezze che ci circondano nella nostra Italia. Io ho voluto farlo con una vettura bella e sicura come Citroën Xantia Break. Con lei visitare questi luoghi è più confortevole e più piacevole. Infatti la sua grande sicurezza e il suo comfort di guida mi consentono di apprezzare con più intensità questi incantevoli luoghi. La comodità degli interni conferisce a Xantia Break caratteristiche da grande viaggiatrice capace di accompagnarvi nei vostri più piacevoli viaggi. Bei posti, vero? Prima di lasciarvi però ho un'altra piccola grande sorpresa per voi. Si chiama Saxo ed è l'ultima nata in casa Citroën. È una vettura di indubbio valore estetico, ricca di dotazioni di serie e viene lanciata questo weekend dai concessionari Citroën che saranno lietissimi di farvela provare. Non perdete quindi questa occasione, mi raccomando. Per adesso vi saluto e vi do appuntamento a domenica prossima. Eccoci qua, siamo arrivati nell'azienda forestale La Marsigliana. Vediamo se sono abbastanza atletica, buongiorno. Buongiorno. Me li presenti, signori Roberto? Ecco, il dottor Dautilia e l'ispettore Giulio Corrieri. Molto piacere, allora fatemi passare fra il cavallo e il dottor Dautilia. Innanzitutto, attenzione, devo tenere sulle redini perché sennò potrebbe inciampare la mia cavallina. Che cos'è un'azienda forestale? Perché tutti sentiamo parlare dei forestali come coloro che proteggono la natura e l'ambiente, però magari quello che lavora in un'azienda forestale non c'è chiarissimo. L'azienda della Marsigliana è un'azienda agrozootecnica di proprietà del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e gestita direttamente dal Corpo Forestale dello Stato. Che cosa fate qui dentro? Lo scopo di questa azienda è uno scopo allevatoriale per la salvaguardia e la valorizzazione di alcune razze in rarefazione. Allora, razze in rarefazione, in genere quando sentiamo usare queste parole pensiamo, non so, alla tigre, all'elefante, al rinoceronte, e invece ci sono delle razze domestiche che sono in via di estinzione addirittura. Ma più che in estinzione, in diminuzione. E in questo caso si tratta di animali domestici, per lo più il cavallo e bovino maremmano. Perché è così importante proteggere un animale, non abbiamo detto in estinzione, ma comunque in forte diminuzione? Per salvare quel importante patrimonio genetico, anche perché sia la razza maremmana, sia equina che bovina, è una razza molto importante dal punto di vista zootecnico. Allora adesso fatemi vedere un pochino questa azienda forestale perché è molto bella. Devo dire che qui in Toscana voi siete un pochino privilegiati, avete degli ambienti stupendi. Roberto, andiamo con i cavalli e così insieme vedremo quella che è la vostra giornata. Perfetto. Siamo risaliti tutti a cavallo e adesso andremo a vedere il lavoro dei butteri, che tra l'altro i butteri sono comunque facenti parte sempre del corpo forestale. Sì, sì, dipendenti del ministero, ora li incontreremo e parteciperemo anche al lavoro che loro fanno quotidianamente. Ma ad esempio questi butteri, no? Che sono tanto famosi perché parlano tutti dei cowboy americani, dei gaucho argentini, ma diciamoci la verità. I butteri non hanno niente da invidiare a questi altri cavalieri. No, no, assolutissimamente, anche perché diciamo il lavoro, anche se in situazioni diverse, è presso a poco lo stesso. Il controllo della mandria, l'addestramento del cavallo. Adesso invece stiamo andando in un punto ora dove verranno andando raccolti i sì, puledri. Sì, verranno raccolti un gruppo di puledri dell'anno che loro controllano giornalmente, ma oggi è previsto anche lo spostamento in un altro pascolo. Ecco, questi sono i puledri che devono essere spostati in un'area esatto più verde. E questi sono i puledri dell'anno che hanno vissuto. Sono giovanissimi. Sì, 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 neanche un anno. Hanno vissuto nell'altra azienda, il Belagaglio, sì, dove abbiamo il gruppo delle fattrici con gli stalloni.
lassù a 6-7 mesi si svezzano, vengono separati dalle mamme e poi all'età di un anno arrivano qui in Marsigliana. E qui restano fino all'età di 3 anni. Ma a parte i butteri al lavoro, vedo che avete anche un altro valido aiutante, questo cagnolino nero. Questo cagnolino è il Black, è capitato qui per caso, era un cane randagio, ci siamo un po' affezionati.